Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal, per chi non mi conosce, per chi è la prima volta che vede un video mio. Oggi volevo condividere con voi, anzi, condividerò con voi un'esperienza che la proviamo insieme. Io ho un problema a questo orecchio, cioè nel senso ce l'ho super 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 tappato. E quindi, come sapete o per chi non sa, ci sono vari metodi per pulire, fare la pulizia delle orecchie. Io la uso spesso, però non so cosa sta succedendo, o per quale motivo mi sono proprio tappati io, cioè questo proprio non sento niente e quindi cercherò, di fare un rimedio casalingo alla speranza di non rovinare le mie orecchie con un rimedio che si usa, un rimedio orientale, che sarebbe i coni, questi coni qua, i coni di cera. Io l'avevo provato una volta, non mi è uscito tanto perché non lo so, non avevo niente realmente. Adesso che ho l'orecchio tappato, ho comprato un pacco da Amazon, l'ho pagato all'incirca 6,90 euro, credo, 7 euro, e lo proviamo insieme e facciamo una recensione insieme. Ci vediamo dopo. Da una parte sì, cioè nel senso mi sento l'orecchio più libero,
Lo consiglio? Assolutamente sì, per persone ovviamente adulte, per le persone che non hanno proprio l'orecchio tappato 100%, che non sentono proprio niente. Mi cade il telefono! Quindi, che dire, io sinceramente continuerò a usarlo, mi piace perché piuttosto di mettere il cotton fioc e danneggiare proprio le orecchie, sinceramente preferisco usare questo metodo. Niente, io sono contenta, spero che sono stata utile più che altro. E niente, io lo userò adesso e poi devo vedere per quanto tempo, perché qua nel pacchetto non c'è scritto praticamente niente. Sì, in cinese, quindi sono fritta. E io lo userò una volta ogni tanto, cioè lo uso solo quando mi sento proprio l'orecchio tappatissimo. Io avevo utilizzato una medicina proprio per liberare l'orecchio da dentro, lo usavo tutti i giorni, tutte le sere. Non ha funzionato per niente. Normalmente io purtroppo questo orecchio ce l'ho un po' così, perché ad esempio se io vado a fare il bagno o faccio, non so, una doccia che mi entra proprio nell'acqua dell'orecchio, mi dà un po' fastidio. Io ho il mio rimedio naturale, prendo proprio un spicco da spicchio d'aglio, prendo un spicchio d'aglio e lo metto dentro l'orecchio e vado a dormire. Il giorno dopo veramente sto benissimo, non mi fa male niente, non mi fa male l'orecchio, non mi fa niente, non fa mal di testa né niente. Quindi con me funziona. Questo metodo qua è solo per pulirli e mi è piaciuto. Spero che piace anche a voi. E niente, bella gente, alla prossima, al prossimo video, al prossimo esperimento. Ciao!